futsal Vasto che ha messo al bando le bottigliette di plastica regalando i tesserati in borracce in alluminio. Mariano D'Amico. Plastic free anche in palestra. La Futsal Vasto è la prima società sportiva abruzzese ad abbandonare le tradizionali bottigliette di plastica e offrire ai propri atleti le borracce in alluminio. Lo sport deve rappresentare anche uno stile di vita per migliorare il futuro dei nostri ragazzi, dice il vicepresidente della società, Michael Rossi, che già pensa di allargare l'iniziativa. Secondo step, già ce l'abbiamo in mente e l'idea è quella di rendere il campionato abruzzese di calcio a 5 plastic free. Dotando tutte le squadre, regalando a tutte le squadre abruzzesi le stesse borracce di alluminio. Come genitori, come avete accolto questa iniziativa dalla società? Se si studia a scuola può essere noioso, se lo dice una mamma può essere noioso. Quando i ragazzi vengono sensibilizzati invece magari dalla loro squadra dove loro si vanno a divertire, secondo me arriva dritto al punto. Quindi vengono sensibilizzati i ragazzini che sono poi il nostro futuro. La Futsal Vasto non è nuova alle iniziative di fair play e di sensibilizzazione sui temi sociali. Marco Milano, coordinatore settore giovanile. Siamo partiti 2 anni fa con una sensibilizzazione contro il gioco d'azzardo, abbiamo pure dato degli opuscoli. L'anno scorso abbiamo iniziato un progetto dove puliamo gli spogliatoi una volta usciti dagli spogliatoi in trasferta, lasciando anche un bigliettino. E questo è l'anno invece del plastic free. Donato Salvatore, coach del settore giovanile. Cerchiamo dalla scuola calcio in poi di crescere prima dei calciatori, di crescere dei bravi calciatori, di crescere dei bravi uomini. E quindi cerchiamo di insegnare quelli che sono i valori giusti, tra cui quello del rispetto dell'ambiente.